Bentornati diavoletti e bentornati diavolette qui su Eller Channel. Oggi un altro video per la nuova rubrica che sono sicura andrà benissimo nel 2017, dedicata a quelli che sono gli usi strani degli oggetti comuni, ovvero tutti gli oggetti che noi normalmente utilizziamo in casa nel nostro quotidiano, però utilizzati in maniera un po' strana, a volte anche assurda, proprio strana. Oggi parleremo dei 10 utilizzi strani del microonde. Ovviamente tutti noi abbiamo un microonde in casa, ma credo che molti pochi di noi siano abituati ad utilizzare un microonde, come vi farò vedere. Se siete curiosi, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Io prima vi chiedo un like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, eccoci arrivati a un altro di quei video. Mi sto divertendo un sacco a farli, perché scopro un sacco di cose abbastanza strane e interessanti. Allora, innanzitutto vi chiedo un like per questa nuova postazione che insomma mi è costata tutto questo giorno di Capodanno in cui ho lavorato a mettere a posto un po' tutto. Questi sono i cuscini di YouTube, mi sono stati dati da YouTube quando sono andata ai vari corsi di aggiornamento. In realtà non erano dei cuscini, erano delle cartellette, ma proprio in virtù del fatto che sto esplorando tutti questi modi strani di utilizzare le cose che abbiamo in casa, le cose che magari non ci servono più, le ho fatti diventare dei cuscini mettendo dentro delle coperte in pile che oramai erano vecchie, rovinate, che avevo intenzione di buttare. Sono diventati invece dei bellissimi cuscini per la mia postazione per i video del canale, per cui fatemi sapere innanzitutto se vi piacciono e se vi piace questa postazione con dietro insomma il mio bijou, la HDL, i profumi, insomma un po' tutto. Ma veniamo a noi, quindi 10 usi del microonde. Allora, chi non ha il microonde in casa? Anche io che non uso il microonde, ho il microonde. Diciamo che è stato il primo regalo di mia sorella quello, quando sono venuta ad abitare da sola, quindi a casa nuova, abitare da sola, mia sorella mi ha regalato il forno a microonde, pur sapendo che io non lo utilizzavo, ma forse mia sorella aveva già pensato che io lo avrei utilizzato per fare le cose che vi elencherò ovviamente durante questo video. Veniamo a noi. Il primo utilizzo del microonde è quello che ovviamente è più conosciuto da tutti ed è quello per il quale normalmente la gente compra il microonde, ovvero scaldare le pietanze. Scaldare le pietanze, soprattutto per chi non ha tempo e prende magari i pasti precotti, non so, le lasagne precotte, le tira fuori dal freezer, le sbatte il microonde. 5 minuti e boh, anzi un minuto e mezzo a 750 gradi e boh, pronto il piatto da mangiare, quindi sbattimento zero, resa totale. A me purtroppo non piace cucinare così, preferisco proprio cucinare nel vero senso della parola, per cui mettermi lì a affettare le verdure piuttosto che lavarle, piuttosto che fare il piatto eccetera, e per cui praticamente io non lo utilizzo mai se non appunto per scaldare gli avanzi del giorno prima. Comunque sempre di scaldare il cibo si tratta. E questo è l'utilizzo più normale. Veniamo al secondo utilizzo strano del microonde. Al posto di scaldare le pietanze, scaldare i piatti. Perché vi dico questo? Ce li avete presente quei ristoranti, magari tipo i ristoranti stellati o comunque i ristoranti quelli di livello abbastanza alto? Ecco, lì si usa servire le pietanze, soprattutto le pietanze calde, con il piatto caldo, ovviamente, in modo tale che le pietanze rimangano della loro temperatura e non si raffreddino e men che non si dica. Perché non trattarsi bene anche a casa? Quindi provate a scaldare i vostri piatti prima di inserire appunto le pietanze, provate a scaldare i vostri piatti al microonde ricordandovi di bagnarli leggermente prima, perché sennò si rompono, si rovinano. Quindi li bagnate leggermente prima, li scaldate qualche secondo al microonde e dopodiché servite la vostra pietanza calda nel piatto caldo, esattamente come si fa nei grandi ristoranti. Terzo utilizzo strano del microonde, sempre in ambito culinario, per le spremute d'arance. Voi mi direte, Eller, ma che c'entra il microonde con la spremuta d'arancia? Mica la fai calda la spremuta d'arancia. No, è vero, la spremuta d'arancia tendenzialmente la si beve a temperatura ambiente oppure anche fresca, soprattutto d'estate. Ma se volete ottenere il massimo a livello di vitamine che rimangano nella vostra spremuta, vi consiglio di provare questa tecnica. Prendete le arance e le mettete per 2 o 3 secondi al massimo nel microonde, a scaldare nel microonde. Quando le toglierete, tutte le vitamine e sostanze nutritive
le sostanze buone per cui ci si fa appunto la spremuta d'arancia rimarranno nel succo, per cui avrete sicuramente una spremuta d'arancia, oltre che buonissima, anche molto molto salutare. Passiamo invece a quelli che sono gli usi non più in ambito culinario, ma in ambito, diciamo, gestione della casa. Quindi, quarto uso strano del forno a microonde, sterilizzare le spugne. Le spugne sono un ricettacolo totale di virus e batteri. Primo, perché stanno a contatto con lo sporco, nel senso che normalmente le spugne servono per pulire, che sia per pulire il corpo o per pulire delle superfici, ma comunque le spugne le utilizziamo per pulire. Seconda cosa, perché virus e batteri proliferano all'interno di ambienti umidi e normalmente, anche se una spugna la strizziamo e la ristrizziamo, ma rimane sempre umida, per cui dentro si formano delle colonie batteriche che non abbiamo idea. Soprattutto se la spugna viene utilizzata più e più volte, queste colonie continuano a proliferare. Quindi, oltre al consiglio di utilizzarla sempre con acqua bollente, perché normalmente è l'unico metodo per togliere appunto questi batteri, cosa vi posso consigliare? Prendete tutte le spugne di casa, le mettete all'interno di una ciotola, in questa ciotola mettete un pochettino di acqua con della spremuta di limone, oppure un pochettino di acqua con un po' di aceto. Se utilizzate quello lì denaturato, se non mi sbaglio, non sentirete nemmeno l'odore fastidioso dell'aceto, e la mettete all'interno del forno a microonde per 4-5 minuti. Quando le tirate fuori, le spugne saranno completamente e totalmente sterilizzate, pronte per essere utilizzate di nuovo. Sempre in ambito casereccio, il quinto modo di utilizzare il microonde in maniera sui generis, ovvero colorare i vestiti. Mi direte, come colorare i vestiti? Allora, vi è mai capitato di avere una maglietta che magari ha uno scollo fatto in un certo modo? Io ne ho una, quello che mi viene in mente quello. Insomma, questa maglietta mi piace tantissimo perché ha la manica a tre quarti, ha uno scollo molto profondo ma non volgare, perché è tenuto insieme tipo da un'arricciatura, e quindi insomma si vede la maglietta scollata ma non dà fastidio, insomma non è un qualche cosa che mette troppo in evidenza il seno, ma gli fa una bella forma. Questa maglietta era bianca, con tutti i vari lavaggi, soprattutto con le lavatrici di mia mamma, che per quanto sia un mito in un sacco di altre cose, ma le lavatrici coi colori fa sempre dei casini allucinanti. Per cui cos'è successo? Sta maglietta, pian piano lavandola, è diventata un po' grigia, un po' rosa, e mi piacerebbe continuare ad utilizzarla magari cambiando di colore. Potrei farla rossa, potrei farla nera, potrei farla blu, insomma, però fagli un colore ben definito, non quel colore strano che ha preso dalla lavatrice. Come si fa? Allora, si prende la maglietta o comunque il capo interessato, lo si immerge all'interno di una bacinella d'acqua, lo si immerge completamente. Poi si mette il colore, il colorante del colore che avete scelto, per cui andate a prendere il colorante per i vestiti, lo mettete del colore che avete scelto, diluite bene bene nell'acqua che sta coprendo appunto il capo che desiderate colorare, oppure se volete potete anche rinvigorire il colore, ci sono dei capi che magari sbiadiscono con i lavaggi e si rinvigorisce il colore. Dopodiché lo lasciate al massimo della temperatura per 3-5 minuti all'interno del forno a microonde. Sarebbe meglio coprirlo con una pellicola trasparente, ovviamente del genere di pellicole che vanno anche nel forno a microonde, perché sennò poi so che c'è chi mi scrive: ah, non si mette la pellicola nel forno a microonde. Sì, c'è una pellicola speciale che va anche nel forno a microonde. Lo lasciate 3-5 minuti al massimo della temperatura, quando lo tirate fuori il capo è perfettamente colorato. Sesto uso del forno a microonde, sempre per quanto riguarda i vestiti, togliere le macchie di cera. Allora, chi è appassionato di candele, come me, che praticamente ha candele ovunque in tutta la casa, adesso un po' meno, anzi in realtà sto ricominciando. L'anno scorso un po' meno, ma già da 2-3 giorni sto già ricominciando a riempire la casa di candele. Purtroppo macchie di cera ovunque. Finché si tratta di macchie di cera sul pavimento, vai lì con un coltellino e lo tiri su. Ma quando la macchia di cera è nei vestiti è veramente un casino, perché si impregna nel tessuto e come cacchio fai a tirarla via? Beh, la puoi tirar via proprio col forno a microonde. Come fare? Beh, basta scaldare il tessuto che si è praticamente macchiato con la cera, che può essere un soffinaccio, una maglietta, un cappellino, insomma quello che si è macchiato con la cera, lo scaldate all'interno del forno a microonde. Quando la cera sarà abbastanza calda farete sicuramente molta meno fatica a toglierla. Altri due usi culinari. Settimo uso, essiccare le erbe aromatiche, ovvero essiccare tutte quelle erbe che poi diventano gli aromi con cui cuciniamo, che ne so, l'arrosto, il pesce, piuttosto che li mettiamo nell'insalata, piuttosto che nelle paste. Come fare? Allora, prendete il rosmarino, la salvia o comunque l'erba che deciderete, l'aroma che deciderete di essiccare,
lo mettete in una ciotola, lo mettete nel forno a microonde, al massimo della potenza per 30 secondi avrete il vostro aroma essiccato da tenere in un barattolino pronto da utilizzare per tutti i vostri piatti più prelibati. Un altro uso, che può sembrare culinario ma non è propriamente culinario, è quello di ripristinare il sale. Cosa vuol dire ripristinare il sale? Ci avete presente quando avete il cartone del sale? Io utilizzo il sale, purtroppo lo utilizzo quasi esclusivamente per la lavastoviglie. Di solito utilizzo il sale rosa, insomma, quello preso appunto, quello dell'Himalaya, ma questa è una cosa mia. Però normalmente chi utilizza il sale si ritrova spesso e volentieri, a me è capitato più volte appunto con quello della lavastoviglie, di avere il blocco solido di sale che non si stacca, cioè devi pestarlo giù. Per staccarlo e farlo tornare in granellini oppure addirittura in sabbietta. Ecco, praticamente, perché si accorpa così il sale? Perché il sale ovviamente soffre di umidità. Per staccare questi granellini e far sì che il sale possa venire giù in maniera molto semplice dal suo contenitore, al posto di utilizzare i granellini di riso, che per esempio a me non piacciono proprio per niente, c'è un modo molto molto più semplice, più duraturo e più veloce. Praticamente prendi il sale, lo metti su un piatto, meglio se è un piattino piano, lo metti nel microonde e lo fai scaldare qualche secondo, il sale praticamente si ridivide di nuovo nei suoi granellini e quindi poi lo rinfini nel barattolo e sicuramente sarà facile poterlo utilizzare sulle pietanze. Gli ultimi due utilizzi sono due utilizzi estetici. Un'altra cosa che si può fare nel microonde è scaldare le creme. Mi direte, Heller, perché scaldare le creme? Ma perché sì, perché spesso, soprattutto d'inverno, ci passa proprio la voglia di metterci sopra la gamba che già abbiamo freddo, di metterci la crema fredda per idratare la pelle, e quindi non lo facciamo. Invece idratarsi è sempre molto molto importante. Per farlo basta semplicemente utilizzare dei trucchetti che ci rendano la cosa più piacevole, e per esempio appunto al posto di metterci delle creme fredde e quindi avere il fastidio del freddo addirittura in inverno, possiamo scaldare le creme e mettercele belle calde. Ultimo ma non per importanza è ripristinare il nostro mascara. Allora, uno dei problemi più consolidato dei mascara è che praticamente una volta aperti purtroppo si seccano. Perché? Perché ogni volta li apriamo, li chiudiamo, e ovviamente quando ci stiamo dando il mascara il tubetto rimane aperto, non è che lo apriamo e mentre ci diamo il mascara il tubetto viene chiuso, e quindi prende tutta quell'aria che lo secca. Se siamo affezionati al nostro mascara o comunque non ne abbiamo al momento uno di ricambio, possiamo metterlo in forno per qualche secondo, il mascara si squaglia, praticamente si scalda, si scioglie un pochettino, e se gli aggiungiamo un pochettino di castor oil, ovviamente non prima di metterlo nel forno, ma dopo averlo messo nel forno, diventerà ancora più fluido, ancora più luminoso e ancora più duraturo. E sicuramente farà anche molto molto bene alle vostre ciglia. Questi erano i 10 usi stranissimi strani del microonde. Io mi auguro di avervi dato qualche ispirazione. Io personalmente ne ho preso un bel po', perché appunto il mio microonde non lo utilizzo quasi mai. Adesso lo utilizzerò, di sicuro lo utilizzerò per le spugne, ve lo dico assolutamente, le spugne assolutamente sì, e anche per scaldare le stoviglie prima di mangiare, poi magari anche qualcos'altro. Ditemi per cosa lo utilizzerete voi e se questo video vi ha ispirato qualche modalità diversa rispetto a quella tipica di utilizzare il forno a microonde. Io ovviamente vi chiedo un like per questo video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Vi mando il solito bacio e tantissimo ma tantissimo amore.